ma per essere coerenti e convincenti dobbiamo fare anche un'altra operazione che riguarda noi, anche rispetto alla prima relazione che è stata rappresentata, quella dell'autoriforma dei nostri sistemi. Siamo anche noi troppo ridondanti. Ridurre i consiglieri regionali, lo stiamo facendo qui, comunità montane, consorzi di bonifica, consigli. Dobbiamo dimostrare che la nostra idea di federalismo, adesso, non nel futuro, è un'idea di qualificazione, efficacia e efficienza della spesa. Perché diversamente la questione diventa una questione che riguarda tutti e travolge tutti, ma in questo tutti verrà travolto certamente prima il nostro punto di vista. Su questo dobbiamo essere assolutamente convinti e coerenti, e in questo cambiamento c'è la fatica del cambiamento, perché nei convegni siamo tutti d'accordo, ma nel realizzarlo è molto più complesso. Tuttavia dobbiamo dimostrare di saperlo fare, e laddove lo sappiamo fare, l'ultima cosa, dobbiamo saperlo valorizzare sul piano locale e sul piano nazionale. Non ci sono solo i problemi che abbiamo avuto nei governi locali in alcuni territori, ci sono anche politiche innovative di cambiamento. Anche questo è il PD. Politiche di cambiamento innovative che hanno fatto anche sintesi culturali da percorsi di provenienza, Margherita, DS, sintesi culturali reali nel cambio del welfare, nell'idea di sussidiarietà, nell'idea comunitaria. Dobbiamo saperlo valorizzare di più, perché il problema nostro è sempre uno solo: essere utili a questo Paese e dimostrare che lo sappiamo veramente fare. E laddove lo facciamo, questo deve essere un riferimento per tutto il nostro partito. E questo può essere anche una carta importante per la campagna elettorale.